La frutta squisita che ci fa bene, è questo il titolo dell'incontro che si è svolto all'interno della suggestiva cornice della Torre di Oriolo nell'entroterra faentino, luogo di storia e di memoria gestito da un gruppo di produttori agricoli locali e proprio da un'azienda agricola del territorio, prima in Romagna ad essersi specializzata nella produzione di frutti nutraceutici, che è stato offerto l'incontro dedicato ad una sana alimentazione con la partecipazione della nutrizionista Anna Maria Acquaviva. Questa sera parliamo di corretta alimentazione e in particolare di frutta, di prodotti che esaltano questo territorio in un progetto molto intraprendente dell'azienda Rio del Sol. Un progetto intraprendente ma ben studiato, valutato in collaborazione con l'Università di Bologna per determinati frutti e dell'Università di Torino per altri frutti, nel quale progetto vengono coltivati per la prima volta in questo territorio della frutta che valorizza la terra, che valorizza questo territorio e che ha grandissimi pregi e qualità nutrizionali. Benvengano dunque in questo periodo dell'anno sulle nostre tavole frutti di stagione coltivati nelle nostre terre, dalle pesche tabacchiere alle nettarine, dalle albicocche ai mirtilli, veri tocca sana per il nostro organismo. Ci sono i mirtilli coltivati per la prima volta in queste terre, visto che il suolo permette una perfetta caratteristica delle qualità nutrizionali e anche di organolettica, quindi del sapore di questi frutti che fanno molto bene, hanno valide qualità nutrizionali, infatti fanno bene alla circolazione, contengono antocianine, vitamina C, delle sostanze come la mirtillina, tutte sostanze che fanno bene alle pareti dei vasi sanguigni e molto utili in questo periodo di grande caldo per persone che possono avere problemi di difficoltà vascolari alle gambe. Un altro frutto che è presente questa sera è l'albicocca, le loro albicocche di varie qualità contengono molti carotenoidi, molta fibra e anche sali minerali come potassio, e i carotenoidi sono molto utili per la pelle e anche per prepararci all'abbronzatura.